Kurt Gable mette i sentimenti al centro di questa sua composizione. L'ambiente contemporaneo richiede all'uomo un equilibrio tra pensiero ed emozioni. Questo equilibrio è probabilmente più importante oggi di quanto non sia mai stato prima. L'equilibrio psichico, oltre ad essere il requisito essenziale che permette all'uomo di soddisfare le esigenze della società e del mondo del lavoro, è anche fondamentale per lo sviluppo della creatività. Di Kurt Gable, Emotionen, la banda musicale di Gabi. Thank you.
Tutti saprete che un altro grandissimo appuntamento per le bande musicali valdostane è il raduno delle bande musicali appunto valdostane. Quest'anno il 43esimo raduno si terrà dal 29 maggio al 6 giugno proprio a Gabi. Quindi a nome della Fédération des Harmonies e di tutte le altre bande valdostane vi auguro tanti auguri e buon lavoro, insomma un grosso in bocca al lupo. Daniel Robert Danny Elfman è un cantante, compositore e attore statunitense, autore di numerose colonne sonore di film. In particolar modo ha collaborato alla realizzazione delle colonne sonore dei film del regista Tim Burton. Le sue opere sono la testimonianza palpabile delle emozioni che può trasmettere ancora oggi una composizione orchestrale, grazie alla capacità di Elfman di creare sonorità suggestive e fantastiche con i soli suoni di un'orchestra. Il brano di Elfman, presentato dalla Società Filarmonica Regina Margherita, non avrebbe bisogno di presentazioni particolari, vista la sua popolarità. Si tratta di una popolare sitcom animata creata dal fumettista statunitense Matt Groening alla fine degli anni Ottanta. È una parodia satirica della società e dello stile di vita statunitensi, personificati dalla famiglia protagonista, di cui fanno parte Homer, Marge e i loro tre figli, Bart, Lisa e Maggie. Ecco a voi The Simpsons di Danny Elfman e arrangiamento di Paul Murta, la carica di dinamite di una delle più singolari e riconoscibili sigle televisive. E ancora in bocca al lupo per il raduno. Grazie mille.
Thank you.